Iniziata la campagna di vaccinazione per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Un'altra sfida per la Toscana, che già si è dimostrata tra le regioni più attive nell'immunizzarsi. Mazzeo, genitori, non abbiate paura e proteggete i vostri figli. Chiusi gli appuntamenti dedicati ai 700 anni dalla morte di Dante. La Toscana è stata coinvolta da nord a sud e anche i bambini sono stati grandi protagonisti. Mazzeo, orgoglioso di questa terra. Riconoscimento in consiglio regionale per il Dream Volley Pisa. La formazione impegnata nel sitting volley ha conquistato il quarto scudetto consecutivo e la Coppa Italia. Mazzeo, grandi nello sport e nella vita. Si aprirà il 20 dicembre il progetto artistico Rampe di Lancio, che rilancia Peccioli come capitale dell'arte moderna. Si tratta di una serie di installazioni, alcune permanenti, che animeranno il centro pisano. Ormai è chiaro, il Covid, in qualunque declinazione si presenti, è un nemico difficile da sconfiggere. L'arma, l'unica con risultati affidabili e duraturi, è rappresentata dai vaccini. La Toscana, fino a questo momento, ha dimostrato un senso di responsabilità tra i più alti del paese, parlando a livello numerico. E adesso che il governo ha aperto le porte alle somministrazioni tra i 5 e gli 11 anni, occorre non mollare la presa. I primi dati sono incoraggianti ed è anche per questo che sia il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che il vicepresidente, Stefano Scaramelli, hanno rivolto un appello alle famiglie a non tirarsi indietro per cercare di dare il colpo di grazia al virus. Dobbiamo essere orgogliosi, orgogliosi del lavoro fatto, dei nostri medici, dei nostri infermieri, del personale sanitario, ma dobbiamo essere orgogliosi delle cittadine e dei cittadini toscani che hanno deciso di fidarsi, di affidarsi e di vaccinarsi, perché la vaccinazione è davvero un atto di cui ci si mette ognuno a disposizione della propria comunità. Ora è il momento dei bambini e certo serve una fatica maggiore. Serve che i pediatri raccontino davvero quanto è positivo anche per un bambino vaccinarsi. Le famiglie hanno bisogno di vicinanza e di ascolto, quindi credo che serva anche una grande campagna di comunicazione. Oggi c'è un dato numerico, che a oggi, che è il giorno con più casi negli ultimi mesi, il 25% sono bambini con meno di 12 anni, quindi non vaccinati. Allora alle famiglie, credete nella scienza, credete nei pediatri, credete e fidatevi della scienza e dei medici e portate a vaccinare i vostri bimbi e le vostre bimbe. È un atto di grande responsabilità. La regione si sta muovendo bene, se ci ricordiamo all'inizio qualche problema c'è stato, noi siamo stati tra i primi a fare avanzare delle critiche. Poi queste critiche sono state accolte e la Toscana è riuscita a dimostrare di essere la Toscana. Oggi è una delle migliori regioni in Italia, l'Italia è uno dei migliori paesi in Europa rispetto alle vaccinazioni e sono convinto che anche dai ragazzi da 5 a 11 anni si farà trovare pronta, ci sarà una grande risposta. Bisogna condividere istituzioni, mondo scientifico, medico, famiglie, persone, quello che è la voglia di una comunità di tornare a essere tale. Come tale la Toscana ha dimostrato ancora una volta di essere una grande regione. Per me è un piacere vedere che oggi la Toscana è ai vertici delle graduatorie, delle classifiche sulla vaccinazione e questo consente a ciascuno di noi di tornare a fare una vita tendenzialmente normale. Cala il sipario sulle celebrazioni dantesche. Il Consiglio regionale ha festeggiato il sommo poeta nel 700° anniversario dalla morte, con 100 giorni di eventi, appuntamenti di ogni genere e per ogni fascia della popolazione. La conclusione è coincisa con la premiazione di tutte le persone che hanno lavorato nei vari progetti. In più, il presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo, ha voluto che l'avatar, che traduce in terzine i volti umani, rimanesse fino ad oggi nello spazio espositivo di Via De Pucci. L'ultimo squillo di un'iniziativa che ha segnato il territorio da nord a sud, come ricordato nella serata conclusiva dallo stesso Mazzeo, da Cristina Giachi, presidente della Commissione Cultura, e da Stefano Scaramelli, vicepresidente consiliare. Abbiamo fatto delle iniziative popolari, l'obiettivo era quello di portare Dante il più possibile tra i cittadini e i cittadini della Toscana, non solo a Firenze,
direi risultato raggiunto con soddisfazione, grazie alla Presidente Cristina Giachi, grazie a tutti i soggetti che ci hanno aiutato. È stato bello confrontarci con i bimbi, con le esperienze delle bimbe e dei bimbi delle scuole che hanno provato a approfondire, a conoscere Dante e che sono stati protagonisti dei Dantini in 5 città, in 5 comuni, borghi bellissimi della Toscana. E poi gli spettacoli di Simone Cristicchi, che ci ha raccontato il paradiso attraverso le sue parole e la sua dolcezza, e poi tutto l'impegno che abbiamo messo insieme a Niccolò Fabi e tanti altri artisti per attualizzare attraverso la musica il messaggio di Dante, insomma rendere Dante popolare. Oggi i risultati dicono che è una scommessa vinta. Devo dire, io conto su dei partner creativi molto in gamba, ma i bambini non si tirano mai indietro. Quando le cose sono belle e ben fatte, con passione le riconoscono e danno tutti se stessi. L'abbiamo visto con Dante, l'abbiamo visto in tante occasioni, lavorando con Venti Lucenti anche ad altri progetti, ma devo dire questa volta è stato davvero entusiasmante vedere i bambini molto piccoli interfacciarsi con la storia di Dante e con i suoi versi. Ecco, com'è Dante spiegato più piccoli? È universale come sempre, perché poi quando si parla delle passioni umane, dei sentimenti, delle nostre visioni del mondo, grandi o piccoli, tutti se opportunamente guidati, ognuno ha da dire e il cuore di tutti viene toccato. E Dante è capace di questo, di toccare le menti e i cuori di tutti. Dante, la Toscana, la nostra storia, la nostra cultura, e per noi come Consiglio regionale, come Ufficio di Presidenza era un impegno importante. Ci siamo misurati per la prima volta di fatto in una serie di iniziative che ha visto coinvolta tutta la Toscana, tante città, tutte le province, che ha coinvolto i ragazzi, i giovani, le istituzioni, le arti, ma soprattutto che ha voluto ricordare quella che era la nostra storia e soprattutto fare in modo che si fosse una condivisione diffusa e collettiva. Oggi è una giornata che celebra la conclusione di questi festeggiamenti e a nostro avviso è stato un anno importante, era un dovere, ce l'abbiamo fatta nonostante la pandemia, e questo forse è il risultato più importante che abbiamo oggi condiviso con tutti coloro che hanno contribuito a fare di questo anno un ricordo importante di Dante. Campionesse a ogni livello, nella vita, per le sfide che ogni giorno devono affrontare, e nello sport, dove il Dream Volley Pisa ha conquistato il quarto scudetto consecutivo e la Coppa Italia. La disciplina praticata è quella del sitting volley, sport paralimpico che vede assieme persone con disabilità e normodotate. Le atlete della formazione pisana costituiscono inoltre l'ossatura della nazionale, che ha vinto l'argento agli ultimi campionati europei in Turchia. Risultati sottolineati anche da Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale. È bello sapere che lo sport è inclusione e che attraverso lo sport ognuno può contribuire a dare risposte a quelle difficoltà che a volte possono farci abbattere. Al suo fianco la dirigente Armanda Boccardo. Siamo felici dei risultati che abbiamo ottenuto e che le nostre atlete hanno ottenuto con la nazionale. Io l'ho voluta con forza questa premiazione, per premiare delle ragazze che si sono distinte in questi anni e che hanno portato in alto l'onore della Toscana in Italia e nel mondo. È bello sapere che lo sport è inclusione, è bello sapere che attraverso lo sport ognuno può rendersi protagonista e cercare anche di dare risposte a quelle difficoltà che a volte possono abbatterti e che invece grazie allo sport riescono a diventare opportunità. È bello, entusiasmante che per il quarto anno consecutivo la squadra femminile di sitting volley di Pisa ha vinto il campionato italiano. È bello e significativo anche i risultati che hanno avuto a livello internazionale e che l'hanno portata al sesto posto alle Olimpiadi, alle Paralimpiadi di Tokyo. E allora il messaggio che oggi vogliamo mandare alle cittadine toscane e ai cittadini toscani è crederci sempre e sapere che attraverso lo sport si può guardare con speranza e ottimismo al futuro.
per noi è una grossa soddisfazione perché da quando siamo nati abbiamo investito in questo sport che è il sitting volley, che è veramente molto inclusivo, ed essere oggi qui è una grande soddisfazione. Il nostro movimento è cresciuto all'interno, abbiamo delle ragazze che sono alle Paralimpiadi, quindi insomma siamo veramente molto contenti del risultato. Ci racconti qualcosa della sua realtà, quando siete nati, quanti iscritti, insomma, raccontateci qualcosa di voi. Allora, il Dream Volley è nato un po' per una scommessa nel 2003 con un paio di squadre giovanili, e oggi noi abbiamo 300 atleti iscritti e abbiamo quindi atleti iscritti nelle squadre giovanili e poi serie regionali. Abbiamo anche una squadra in collaborazione nazionale di serie B maschile, e poi abbiamo la realtà del sitting volley che conta due squadre, la squadra maschile e la squadra femminile, e con atleti che sono sempre in aumento. Il fatto di riuscire a comparire insomma in televisione e il fatto di avere avuto queste ragazze alle Paralimpiadi ci ha dato una certa visibilità anche nel territorio, quindi ci stanno contattando diversi futuri papabili atleti che vogliono venire a giocare con noi. La premiazione del Consiglio regionale per certi versi vi ripaga degli sforzi fatti per arrivare fino a qui. Sicuramente è stata appunto una grossa soddisfazione, perché sitting volley è uno sport che si deve far conoscere, ed essere arrivati a livello regionale con questi risultati. Noi come squadra abbiamo vinto 4 scudetti nazionali, cioè di fatto da quando c'è il campionato noi abbiamo sempre vinto, abbiamo vinto 2 coppe. Abbiamo appunto tante atlete nella nazionale, quindi essere qua io penso anche per la Toscana sia molto importante. Peccioli, capitale dell'arte moderna. È stato presentato in consiglio regionale il progetto artistico Rampe di Lancio, voluto dal sindaco Renzo Macelloni e ideato dal direttore del Museo Novecento di Firenze, Sergio Risaliti. L'iniziativa si aprirà il 20 dicembre e si chiuderà il 15 marzo. Un evento evidenziato dal presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo. Peccioli in questi anni ha fatto tanti investimenti per porre il cittadino al centro, e non è un caso che parte di questa mostra sarà proprio nel Palazzo Senza Tempo e su quella magnifica vista che è stata costruita lì. Ma è un momento importante che dà il segno della voglia di ripartenza. Peccioli torna ad essere capitale dell'arte contemporanea, e io voglio ringraziare il sindaco Macelloni per la grande attenzione che rivolge sempre all'arte come momento di crescita umana e culturale. E sarà un tempo importante per Peccioli, perché porterà artisti noti, personalità che possono raccontare il presente, lo sguardo e gli occhi di un mondo che sta cambiando. Peccioli in questi anni ha fatto tanti investimenti per porre il cittadino al centro, e non è un caso che parte di questa mostra sarà proprio nel Palazzo Senza Tempo e su quella magnifica vista che è stata costruita lì nel comune di Peccioli. Allora a loro un grazie per l'impegno sui temi culturali, grazie dell'attenzione che dimostrano sempre per le persone. Credo che questo sia davvero molto importante e riempie il cuore di ciascuno di noi. A presentare la rassegna è stato il padrone di casa, Renzo Macelloni. È un'iniziativa che facciamo da tempo. Abbiamo iniziato circa 30 anni fa a pensare di fare di Peccioli e del suo territorio un museo a cielo aperto di arte contemporanea. Insieme a lui Risaliti, che ha spiegato il senso dell'iniziativa. Peccioli è uno dei centri di arte pubblica più interessanti a livello internazionale. Sono riusciti a realizzare delle installazioni permanenti, quando altre città ben più blasonate non riescono a farlo. Anche nel caso di Rampa di Lancio, alcune opere sono permanenti. E mi ha spinto il fatto di continuare un'iniziativa che ormai stiamo facendo da anni. Noi abbiamo iniziato circa 30 anni fa a pensare di fare di Peccioli un luogo dell'arte contemporanea, fare un museo a cielo aperto d'arte contemporanea a Peccioli nel suo territorio. Abbiamo già interventi molto importanti, abbiamo persone come Termet, come Buren che hanno fatto opere come la Kegne. Quindi
E questa è un'ulteriore iniziativa. Quindi l'idea che noi abbiamo di Peccioli è di dire benissimo, tu vieni in Toscana, hai Firenze ovviamente, hai la Galleria degli Uffizi che sono quindi fuori di questa discussione, se poi vuoi fare un'esperienza diversa dell'arte contemporanea in un luogo in qualche modo dove vivi anche l'emozione della toscanità, bene, Peccioli è questo luogo. E indubbiamente Rampa di Lancio è un'ulteriore iniziativa che va in questa direzione. Beh, di Peccioli si sente parlare ormai da qualche decennio, possiamo dire, come uno dei centri d'arte pubblica più curiosi, più interessanti a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Io quando mi ha chiamato il sindaco Macelloni di Peccioli ho scoperto, lo conoscevo già per averlo visitato in varie occasioni, ma ho scoperto una vitalità, un luogo straordinario. Sono riusciti a realizzare delle installazioni permanenti quando in altre città ben più blasonate, più grandi, non si riesce a fare questo, no? Ovviamente si trovano molti più ostacoli. Quindi vuol dire che in regione intera, oltre ai grandi capoluoghi, le grandi città, si sta muovendo un fenomeno di innovazione, di aggiornamento sul contemporaneo importantissimo.